Ci tengo sempre a dire che si può prendere qualunque canzone per fare tecnica col basso e può diventare interessante. Oggi andiamo ad ascoltare questa. Benissimo. Ci rimango male quando sei puntuale di con la zio, che mi è stata segnalata dalla mia preziosissima allieva Lucia, che ringrazio, e mi ha dato spunto per anche qua andare a fare tecnica con il basso. Poi devo dire che la linea di basso su questa canzone, pur essendo recente e molto sintetica, come tipo di suoni, ha un basso vero, almeno mi sembra di sentire un basso vero, e la linea è anche carina e divertente. Allora, partiamo, andiamo a suonarla insieme. Partiamo con un sol. Gli accordi sono sol, mi bemolle, sol minore, mi bemolle maggiore e si bemolle due battute. Come puoi vedere, da cordi fai, ti consiglio sempre di tenerti cordi fai, così hai anche il quadratino che segue, riesci a seguire il ritmo, stoppare quando vuoi. È una comoda risorsa gratuita. Allora, partiamo con un sol e noi dobbiamo dal sol finire sul mi bemolle. Io cerco di fare tutto con la mano ferma, quindi parto con il sol col dito 1, tasto 3, corda di mi. Devo finire sul mi bemolle che è al tasto 6 della corda di la e ci finisco tramite delle note di passaggio che sono re, do, re e mi bemolle. Questa cosa a mano ferma per un principiante non è proprio facilissima, perché normalmente un dito, un tasto, il mignolo è più debole, quindi ci dà degli ottimi spunti per migliorarci. Possiamo anche prendere delle diteggiature alternative, possiamo farla anche con un solo dito per dire, però se vogliamo fare un po' di tecnica con il basso, secondo me puoi provare a farlo in questo modo. Quindi abbiamo Sol, Re, Do, Re, Mi bemolle, poi dal Mi bemolle dobbiamo scendere al Si bemolle. Utilizziamo anche qua un riffettino di passaggio fatto da Mi bemolle e Re, Mi bemolle. Anche questo, se decido di farlo mignolo e anulare, non è proprio scontatissimo. In questo punto potrei decidere di cambiare la diteggiatura, scivolare giù con il medio indice e andrebbe bene comunque lo stesso. Guardalo così. Sposto. Perché tanto lì c'è la pausa, quindi volendo puoi anche spostarlo. Io però ti consiglio di provare come sfida a farlo proprio a mano ferma. Dopo c'è di nuovo una pausa per poi ritornare al Sol. Il Si bemolle è un accordo più lungo, dura due battute. Io ho il Si bemolle, vado a mettere il Re naturale, che è la terza maggiore di Si bemolle, quindi i brani sono sempre, le note sono sempre scelte all'interno della tonalità o comunque dell'accordo che stiamo suonando. Facciamo un Re, due Si bemolle e poi come passaggio veloce Re, Si bemolle per tornare al Sol. Col passaggio, adesso te lo faccio con un passaggio di mano. Torno giù. Benissimo, gira tutto su questi accordi, ogni tanto sul Si bemolle va a mettere anche una nota Fa che fa parte della triade di Si bemolle, Re, Fa, ogni tanto va a mettere degli ottavi, quindi invece di farla tutta stoppata come l'introduzione,
tanto puoi fare degli ottavi, sento che lì sotto lui ogni tanto va a cambiarli. Ottimo, anche oggi abbiamo preso lo spunto da una canzone, quindi molto moderna, con suoni distanti dai miei ascolti abituali, però riusciamo a divertirci e fare tecnica. Io ti ringrazio e noi ci vediamo poi al prossimo video. Ciao! Cosa mettersi su, lei vuole di più. Venire a dire ciò che non ascolterò, perché lei sa cosa mettersi su, le cose son belle se le metti tu, per farmi girare la testa.